Il criterio, l'avete letto, lo sapete. Io lo ritengo giusto. Chi verrà dopo di me lo potrà confermare o lo potrà cambiare. Chi ha vinto una medaglia d'oro, diciamo, ha, chiamiamo, un'opportunità. Gli uomini, e qui non si deve dispiacere nessuno, la scelta è andata su Gianmarco Barberi. Gianmarco Barberi prende la ragazza, all'atletica italiana. In particolare poi la scelta di Gianmarco nasce dal fatto che Gianmarco, dopo gli Olimpiadi, ha continuato a vincere tutto, con continuità, con costanza, mondiali, europei. È stato, io l'ho visto con i miei occhi, ho raccontato il caso, ho raccontato di sì, ho raccontato ovviamente, lo sanno il suo presidente Meli, l'ho visto in azione in terra di Polonia, fuori casa, come è stato il capitano della squadra, l'ho visto come ha caricato ogni singola atleta, per la prima volta che ho visto la Coppa d'Europa di atletica, da chi lanciava Giacolotto a chi faceva gli ostacoli, ragazze alla prima esperienza, atleti veterani del mondo, cioè un vero capitano. Andiamo alla donna, e questa persona sarà la portabandiera, è Arianna Rigo, della Federazione Italiana della Schierma. Oro squadra di Londra, facente individuale, Londra, bronzo a Tokyo. E soprattutto Arianna è un premio non solo all'atleta, ovviamente non solo alla scherma, ma è un premio perché, come voi sapete, perché vi avevo dato una borsa di studio purtroppo non si sa, Arianna è la mamma di due bambini gemelli, Stefano e Mirea, che porta nelle gare di Coppa del Mondo ed è proprio la testimonianza migliore di quello che noi disegniamo, che si può continuare a essere una grande atleta non con un bambino, ma con due, e rimanere vertice. È tornato dopo 5 mesi della gravidanza, è diventata vice campionessa del mondo a Milano, il mondiale organizzato in casa, e campionessa del mondo a squadra dopo 7 mesi. Quindi un premio alla schema, ad Arianna, ma alle donne atlete di vertice che diventano mamme. Penso che sia la